noi vogliamo stabilire tutto sommato un metodo di lavoro. E il metodo di lavoro è ritenere che la valorizzazione di un sito monumentale così emblematica della storia napoletana debba essere coniugata sia con la capacità di fare imprese, di impresa culturale, e dall'altra parte, appunto, essendo la nostra una società di gestione privata, la San Martino Alberghi, essere in grado di restituire alla cittadinanza, alla fruizione pubblica, porzioni che vengono strappate al degrado. La storia del restauro di San Giovanni Battista è veramente una storia emblematica, anche per le alterazioni che nell'Ottocento si sono prodotte, anche per la capacità che noi oggi stiamo avendo di ricostruire i rapporti di bottega nella Napoli tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. Questo restauro intanto è partito grazie all'iniziativa del dottor Mario Pagliari sulla base dell'attribuzione a Pietro Bernini. Quindi, trattandosi di un'opera prestigiosa che necessitava di un intervento di restauro in quanto le sue condizioni conservative ma soprattutto estetiche ne inficiavano la godibilità. Il dottor Pagliari ha avuto l'idea di affidarci questo restauro, questo intervento. Allora, l'intervento di restauro si è concentrato soprattutto sulla pulitura, sulla rimozione di un vecchio intervento di restauro che ha compromesso visivamente la scultura, in quanto era stato passato in precedenza, in questo vecchio restauro, un prodotto sopra, che noi chiamiamo un beverone, che aveva alterato, oltre alla patina esterna del marmo, anche la composizione chimico-fisica proprio del marmo stesso, cioè tutto quello che siamo riusciti a estrarre dalla materia è andata via. Purtroppo le condizioni di alterazione del marmo stesso non siamo riusciti a portarla via, ma il risultato è comunque molto gradevole. Il motivo per il quale a novembre, a conclusione del primo cantiere didattico che abbiamo inaugurato nel chiostro di San Giacomo della Marca, insieme al corso di restauro del Suor Orsola Benincasa, lanceremo una call internazionale. Una call rivolta a tutta quella community di studiosi che a vario titolo si sono interessati, si vorranno interessare, hanno pubblicato parti, porzioni, studi relativi in qualche modo alla storia di questo stupendo complesso. Quindi io come direttore posso essere solo grato davvero a una collaborazione sinergica di cui io metto, come dire, la voce dell'amplificazione come in questo caso, ma è il lavoro davvero di una squadra di tante persone per la quale e ai quali sono davvero molto grato.